Buongiorno amici, benvenuti in cucina con Mao qua. Eccoci qui, andiamo a cucinare qualcosa, una bella zuppettina di gallinelle. Allora ragazzi, partiamo in quarta perché ho solo una mezz'oretta. Va bene, olio d'oliva, abbondanza. Pochino d'aglio, ecco qua, allora via, facciamo una cosa veloce ragazzi perché ho da fare. Apriamo le finestre. Allora, l'olio qua sta riscaldando. Abbiamo la cipolla. Una bella cipolla ragazzi, assicuriamoci di non bruciare le cipolle, manciata di sale grosso, ecco qua ragazzi, via. Ecco qui le gallinelle ragazzi, le puliamo per bene. Un coltello affilato. Qui facciamo un bel brodetto. Fiamma alta e puliamo le gallinelle.
adesso mettiamo, la laviamo sotto l'acqua corrente. Ecco che una gallina è andata, occhiali di cipolla, e continuiamo, tagliamo la coda, va lì con un po' faticando perché sono piccoline, ecco così, sono piccoline queste gallinelle. Vediamo proprio a strappare. Mettiamo lì. La laviamo, e ne abbiamo due, ragazzi, due belle gallinelle. Ne prendiamo anche un'altra adesso, facciamo asciugare il vino. Ecco qua, una più grandetta. Allora ragazzi, si fa così. Andiamo sul dorso, oh là là, raga, non sono in gran forma, e strappiamo, va via velocemente. Ok, togliamo il fegattino e mettiamo il brodetto. Ecco qui, la cipolla sta asciugando, ragazzi. Laviamola. Ecco qua, togliamo la testa. Il brodetto, adesso aggiungiamo i pomodori alle nostre cipolle.
questa. Bene, facciamo bollire adesso, continuiamo la pulitura delle gallinelle. Ecco qua, sono bellissime raga, bellissime. Qua. Spingi giù. La si sfila così, facile facile. Ecco qua, sciacquatina e viene il brodetto. Allora, diamo una decina di minuti al brodetto. Laviamo la nostra gallinella. Ecco qua, tutto a posto. Io ho l'intervista, non sei visto. Eh? Non sei. Schiacciamo i pomodori. Benvenuta Patri. La zuppetta di gallinelle, Patri. Eccole qua, sono belle fresche. Facciamo una zuppetta e poi due spaghetti. Ecco qua, facciamo cuocere il pomodoro per bene. Thank you.
Allora ragazzi, schiacciamo bene i pomodori. Bene i pomodori, facciamo una bella salsetta, una bella zuppetta. Ragazzi, adesso spostiamo un pochettino qua, serve lo spazio, aggiungiamo il pesce pulito qua nella zuppetta, 2, 3, 4 gallinelle e facciamo cuocere pian piano. Adesso filtriamo il nostro brodetto, ho preso un po' di sapore, però lo facciamo per bene, mettiamo, ecco qua, facciamo così, carta da cucina e filtriamo le impurità. Attenzione però, facciamo bene le cose. Facciamole bene, vero ragazzi, facciamole bene, senza fretta, altrimenti qua. Ecco qua, fatto. Fatto. Fatto tutto. Bene. Mescoliamo qua. Devo proprio scappare, che ho un lavoro da fare. Così, insomma, ci siamo mossi bene. Adesso vi faccio andare questa zuppetta molto molto lentamente. Ecco qua. Thank you.
Ecco qua ragazzi belli, fiamma molto bassa, facciamo cuocere le nostre gallinelle in una bella salsa di pomodori, vino rosso, cipolle e pochino d'aglio. Poi aggiungiamo prezzemolo alla fine e siamo a cavallo. Bene ragazzi, abbiamo anche ripulito il bancone. Bacione a tutti da Mau, alla prossima! Qua ragazzi, facciamo cuocere pian piano la zuppetta. Dopo facciamo gli spaghettini e le gallinelle, però ho bisogno di interrompere qua perché ho da lavorare. Mi raccomando, non deve mancare un pizzico di peperoncino. Ecco qua ragazzi, peperoncino fresco, diamo una sciacquatina e lo mettiamo dentro. Bene, prezzemolo alla fine. Thank you.
la zuppa va, molta calma. Non ho anche deciso di scuola, mi stanno guardando la caniglia. Allora ragazzi, la zuppetta sta completando la cottura. Un poco, la travasiamo.
Allora ragazzi, arriviamo al clou. Vediamo anche la pentola qua. Il pesce hanno cotto per bene il piatto. Recuperiamo qualche pezzettino di filetto del pesce, se ci riusciamo. E lo mettiamo da parte, qualche pezzettino, se è possibile. Adesso passiamo in tutto il pasta verdure. Aggiungiamo il prezzemolo. Il sale l'abbiamo già messo. Prendiamo il pasta verdure. Ragazzi miei, abbiamo quasi finito, ok? E vi lascio in pace. Così, passa verdura. Facciamo così, così e così. Ecco qua. Mi serve una pentolina più piccola, no? Una pentolina più piccola. Pian piano e travasiamo, molto caldo, quindi dobbiamo fare proprio due alla volta, ma non ho qui il tempo perché mi chiamano. Andiamo via. Una bontà unica ragazzi, unica. Poi aggiungiamo un po' di pastina, possibilmente della fregola sarda se l'avete. Ok, per fare attenzione. Il gioco è fatto ragazzi, abbiamo così una zuppetta di prima classe. La versiamo. Un goccino d'oliva, d'olio d'oliva. Ecco qui ragazzi, zuppetta di pesce, di gallinelle. Ciao Nando, devo proprio scappare che ho impegni, però ho fatto una zuppetta di gallinelle, come Dio comanda, col pasta verdure e tutto quanto. Dopo vi faccio gli spaghetti alle gallinelle, ok? Datemi un'oretta.